Noi dobbiamo agire volta per volta, ovviamente l'azione è quella di andare a limitare, scoraggiare comportamenti che sfociano l'illegalità. Abbiamo visto anche casi di sfruttamento fatto da immigrati verso altri immigrati all'interno di questo posto. È chiaro che dopo con Camposacro, con gli allontanamenti che stiamo già facendo, devo ringraziare anche il Ministro degli Interni, il Prefetto e il Questore per gli allontanamenti costanti che ci sono dalla Regione, sicuramente si andrà verso una stabilizzazione. Quello che voglio dire però è che c'è una situazione decisamente migliore rispetto a qualche tempo addietro. Se qualcuno pensa di risolvere il problema con una soluzione unica in un giorno, così non è. Si sta lavorando giorno dopo giorno, ma penso che sia sotto gli occhi di tutti un netto miglioramento rispetto a una situazione che invece vedavamo purtroppo spesso in questa città.